Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Oggi preparerò il pranzo a Franci, che è da tantissimo tra l'altro che non viene a casa per la pausa pranzo. Ho intenzione di preparargli un pranzetto buonissimo, però semplice e veloce allo stesso tempo, anche perché, come ben sapete, quando si è in pausa pranzo bisogna fare tutto di fretta, purtroppo. Diciamo che bisogna mangiare un po' con l'imbuto e quindi serve un qualcosa di veloce da mangiare, veloce da digerire, anche se non so se quello che sto per fare è facile da digerire. Comunque, menù del giorno: pasta con zucchine, pomodorini freschi, che non la faccio veramente da mesi e mesi. Ultimamente ho sempre fatto pasta con pomodorini freschi, ma senza zucchine. Devo dire che proprio mi manca come pasta. Mentre di secondo abbiamo delle bistecchine e poi devo pensare a qualcos'altro. Non so Franci che cosa vorrebbe. Però iniziamo subito dal primo. Tagliamo pomodorini e zucchine e iniziamo a metterli sul fuoco, anche perché per i pomodorini e le zucchine ci vuole un pochino, soprattutto per le zucchine. Tra l'altro ieri siamo andati a fare la spesa e abbiamo il frigo non pieno di più. Oh, direi di iniziare con le zucchine perché ci mettono un bel po' per prepararsi. È tardissimo ragazzi, tra 10 minuti Franci è qui, non so veramente come faccio. Accendiamo subito il fuoco. Olio. Io metto già un po' di sale, anche se non c'è niente, lo metto sempre prima e anche dopo. E tagliamo le zucchine. Con questo raga ci metto veramente un attimo ed è comodissimo. Ho perso un pezzo forse. Prendiamo un'altra zucchina. Vedete che queste sono diverse dalle altre, sono più chiare e sono dolcissime. Vi consiglio di prenderle perché cambia completamente il sapore. Noi infatti da quando le abbiamo scoperte prendiamo sempre queste. Giriamo, forse mi serviva una pentola un po' più grande, solo che nell'altra vado a mettere i pomodorini. Mi sa che alzo un po' la fiamma, aggiungo un po' d'olio, iniziamo a tagliare i pomodorini. Oggi pranzetto coi fiocchi, a me sta pasta piace veramente tantissimo. Poi con un po' di formaggio andiamo a lavare i pomodorini. Qua ne ho altri che sono avanzati dalla volta scorsa, solo che ieri siamo andati a fare la spesa, abbiamo preso altre due confezioni di pomodorini. E a casa, Lattanzio Venturo, il cibo finisce in tempo zero, noi mangiamo tantissimo. Anche se non si direbbe perché sono magrissima, ma mangio tantissimo. Stavo dimenticando di girare un po' le zucchine. Olio anche qui. E noi continuiamo a tagliare i pomodorini. La pentola dovevo metterla prima di iniziare a tagliare i pomodorini, perché così nel mentre si riscalda l'olio. Giriamo. Ma anche per questi pomodorini ci vorrà tantissimo. E forse ho esagerato. Questo dovrebbe essere una pausa pranzo, sto facendo una cena. E qui chi c'è? Ciao amore della mamma! Sei bellissima! Lei ha già mangiato naturalmente, a mezzogiorno e 10. Adesso sono... Alexa, che ore sono? È mezzogiorno, 46 minuti. Ok, secondo me 5 minuti Francesco è qui. Vero amore che tra poco il papà arriva? Arriva il papà? Guardate la sua faccia, non è impazzisce. No amore, non ho detto che è arrivato. Ogni volta che gli dico così prende ed esce fuori sul balconcino. Guardate che è andata fuori a controllare se arriva il papà. E i nostri fiori? Attenzione, attenzione. Pollice verde adesso, altro che pollice nero. Mi sa che è arrivato fra. Ma Chloe, lo sapevo, sono in ritardo, sono in ritardo. Se avete bisogno di un campanello, c'è Chloe che vi avvisa quando arrivano le persone. Chloe, è arrivato il papà. Ciao amore. Ciao amore, com'è? Tutto bene, impolverato. Amore. Ciao Vidona. Amore, questa pancina, i dentini. Ciao amore. Bisogni.
Ciao bambolina! Amore, oggi pasta con pomodorini e zucchine, da tantissimo che non la facevo, vero? Sono mesi e mesi, Un po'. Ti piace? Sì. Mo vedi che mi dici no, fa schifo. Però non l'ho assaggiata. No, dai, ma lo sai che viene buona a prescindere, cioè. Iniziamo ad apparecchiare, raga, che qua secondo me tra un po' è pronto, più o meno. Però diciamo che pomodorini e zucchine sono quasi pronti, vero amore? Dai una controllatina? Sì. Ma non hai guardato? Ma già da lontano. Sì, certo. No, finalmente ho imparato a cucinare con la fiamma bassa. Pensavo che mi stessi dicendo no. Finalmente ho imparato a cucinare, infatti ero già lì per... Guarda. No! Ma... Non lo mangiare, Aspetta che è bollente. Dai, mangia. Avete visto che brava? Rimane, È bollente. Sì, aspetta, Chloe. Ah, non riesco a mangiarlo. Pomodorini pronti, zucchine anche. E iniziamo a mettere a bollire l'acqua. Pesiamo la pasta. Quanti grammi faccio? Hai fame? Tanta? Come non tanta? Abbiamo pure le bistecchine di secondo, me le mangio tutte io, ok. Pensa che mangiavo solo il primo. Ma se adesso mi hai detto è di secondo, ho già cambiato idea. Raga, sta già bollendo, mettiamo il sale. Una volta non capisco quanto sale devo mettere. Alexa, metti timer 11 minuti. 11 minuti a partire da ora. Raga, è pronto, eh? Pronto. Io non tanto, no. Se no non mi muovo più. Non tanta e continui, sembri tua mamma. Ma tutta io? Sì, ecco da chi hai preso. No. Proprio uguale. È vero. Non tanta i piattoni. È vero. Pensa che... Pensate che quando le dicevo tipo no mamma me ne levi uno, faccia finta di levarlo. E poi io vedevo e dicevo mamma non hai levato niente. No, non è vero. Secondo me è buonissimo, amore. Sì, grazie. Buona? Ok, l'assaggio anche io. Vi dirò. Ma io ne ho tantissima, no, amore? Dai, no, no. Ho bisogno di energie. Amore. Non ti preoccupare. No, dai, due. No, no. Due. Ok. Vabbè, buon appetito. No. Mi mancava questa pasta. Cioè, alla fine diciamo che è un primo e un secondo, tra zucchine, pomodorini. No, amore. Cioè, mi hai già finito, te? Un buon amore. Ma è proprio vero. Grazie. Brava. Io però devo scappare. E le bistecchine? Le sazio? Una, vai. No, vai. Ciao, amore. Franci va. Ciao, amore. Sì. Dai. Hai mangiato poco, poi io mi preoccupo se... No, se non mangia. Che... Io di fame non ci muoio. Io sì invece. Io no, quindi non ti preoccupare. Niente ragazzi, io vi saluto e vado a lavorare, anzi scappo perché sono già in ritardo forse. Niente, io invece continuo a mangiare. Ciao ma. Buon lavoro. Ciao. A dopo. Ciao ciao. La torni? Non lo so. Ok, vabbè, io dopo mi devo mettere al computer. Finito di giuclo. Amore, no. Finito di mangiare la pasta e adesso bistecchine. Tu stasera, amore, già ieri sera si è mangiata 3 bistecche, 3 fettine di lonza di maiale che lei proprio adora. È vero, amore, questa sera ancora? Vieni qui, dai. Ti do io il permesso. Vieni su. Ora mi do un bacio, capisce che non c'è niente per lei e siede. Amore dolce. Queste raga devono andare proprio pochissimo perché sennò poi non diventano durine da mangiare. Bistecchine pronte, mangiamo.
Queste bistecche però sono diverse da quelle che avevo preso la volta scorsa. L'altra era... boh, non mi ricordo che carne era. Assaggiamo queste e vediamo come sono. Anche se le mettiamo tutte insieme formano una bistecca normale, eh. Finito di mangiare, tutto buonissimo, peccato che mi è venuto un abbiocco pazzesco, cioè proprio ho una calata e adesso devo mettermi al computer. Altro problema? Stando davanti al computer viene sonno. Non so come farò, però ci proveremo. Adesso infatti beviamo un bel cafferino, così ci diamo una bella svegliata e poi continuo a lavorare. Ciao, ma sì, tu adesso mi dai baci in bocca perché hai sentito dire del cibo, vero? Guardate che cosa abbiamo comprato per il caffè. Al posto di utilizzare il solito latte, che normalmente io e Franci lo beviamo quando proprio facciamo latte, biscotti e Nesquik, per il caffè abbiamo comprato queste pannine. Cafferino pronto, io spero che questo video vi sia piaciuto, a Franci il pranzo è piaciuto tantissimo, speravo comunque che mangiasse un qualcosina di secondo, delle bistecchine, pomodorini o qualcos'altro, magari potevo fargli una frittata, però niente, ha preferito mangiare solo il primo perché sennò si sarebbe appesantito troppo e col lavoro non ce l'avrebbe fatta. Già io adesso ho una calata che ho mangiato tanto, ma tanto tanto, tantissima pasta, bistecchine, Coca-Cola che comunque riempie, sazia. Non ce la posso fare. Adesso finisco il caffè e continuo a lavorare. Un bacio grande grande e ciao!